più antico del paese. Questo è un punto strategico per la storia di Santo Stefano, la storia che sta per essere riscritta da poco. Perché riscritta? Perché fino a questo momento si è sempre dato risalto e ampio spazio a ciò che accadde dopo la frana del 1682 o immediatamente prima, con documenti che non vanno oltre il XII secolo E a.C. invece cosa vuole fare? Io voglio divulgare a tutti i nostri ascoltatori delle informazioni che si basano su ricognizioni archeologiche di superficie e su ricerche d'archivio, che riscrivono la storia di Santo Stefano sia per il periodo greco sia per il periodo romano che per quello bizantino e arabo-normanno. Questo versante, quello occidentale del territorio stefanese, quello che guarda Reitano e Mistretta, è importante per diversi aspetti. Per quanto riguarda il periodo greco, con i ritrovamenti archeologici che abbiamo visto, se Attestano questi tre elementi. attestano la presenza di una comunità indigena ellenizzata, vissuta tra la fine del VI e i primi anni del V secolo a.C., con contatti con città greche, come dimostrano reperti a vernice nera e altri di produzione indigena, una comunità che doveva abitare queste terre ancor prima della fondazione di Kalakht, avvenuta nel 448 a.C., e di Alesar Konidea nel 403 a.C. Mentre per quanto riguarda il nome di questa popolazione, alcune fonti, anche se non si è mai trovata la prova regina, parlano di una entità in questo territorio che è Noma. Qui ci troviamo in una zona che guarda Mistretta e Reitano, e se Noma dovette esistere in questo territorio, sicuramente va ricercata in questa zona. Alcune carte, tipo quella del Cluverio, la collocano nel territorio stefanese. Poi ci sono degli indizi anche di carattere etimologico, perché Noma, Nomei, comunque ricorda una comunità di pastori, così come Bucanto ricorda una comunità di pastori.